Oggi capiamo come autoprodurci gli alberi da frutto. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi vi spiegherò come autoprodursi gli alberi da frutto. È un argomento da molti di voi richiesto, ma l'avete spesso scritto nei commenti perché sul canale avevamo già parlato di Frutteto, su come potare le piante, su come gestire gli alberi, ma non abbiamo mai parlato, o poco, su come autoprodursi le piante. Perché molti di voi stanno per approcciare il Frutteto per la prima volta, per cui prima di sapere come potare le piante, devono proprio comprarle, acquistarle, creare il loro Frutteto. E se uno deve comprare solo 2-3 alberi, vabbè, li può acquistare. Ma se invece gli alberi da acquistare sono di più, sono 20, 30, 40, 50 alberi, beh, i costi iniziano a essere notevoli, perché comunque gli alberi da frutto sono venduti a 10, 15, a volte anche 20 euro a pianta, a seconda della grandezza e a seconda della varietà. Comunque non è solo una questione di costi, perché per quanto è vero che autoprodursi gli alberi da frutto è un risparmio, ma prodursi gli alberi da frutto è anche una risorsa per avere quelle varietà che in commercio non troviamo. Spesso mi viene chiesto: Gianmarco, vieni nel mio giardino a capire che varietà è il ciliegio di mio zio, perché magari c'è questo ciliegio molto buono e il nipote vuole prendere lo stesso ciliegio, ma nei vivai non trova la stessa varietà, perché magari è una varietà antica o proprio perché si tratta di un ibrido venuto così per casualità fortuita. Allora a quel punto è inutile girare tutti i vivai d'Italia per cercare quella varietà specifica, è più proficuo saper moltiplicare quella pianta. Perciò, come facciamo a riprodurre i nostri alberi? La natura ci offre due possibilità: o tramite seme, che è, diciamo, la riproduzione classica, oppure per via vegetativa, perciò talea, innesto, margotta. Qual è il vantaggio e lo svantaggio di ciascuno? Tramite seme, diciamo che c'è il vantaggio della facile esecuzione. Chiunque di noi è in grado tendenzialmente di far germinare un seme e far sviluppare una pianta. Lo svantaggio qual è? I tempi, che di solito sono un po' lunghi, passano un po' di anni da seme ad arrivare albero maturo. E in secondo luogo, non avremo la stessa pianta che, diciamo, ha prodotto quel frutto lì. Perché? Noi prendiamo il caso di noi umani. Un papà e una mamma fanno un figlio. Il figlio non è il clone della mamma o il clone del papà, è una via di mezzo. Uguale le piante: quando noi andiamo a prendere un seme, quel seme lì genererà una pianta che è un po' una via di mezzo, per cui un po' rimescolata. Tutte le volte che c'è una riproduzione sessuata, c'è il rimescolamento genetico. Perciò le piante prodotte da seme di solito si chiamano piante franche oppure il selvatico, perché quando noi andiamo a riprodurre una pianta da seme, prende un po' quelle caratteristiche più selvatiche. Perciò io ho un ciliegio che fa le ciliegie grosse così, quasi dei mandarini, ma poi quel seme che vado a seminare mi porterà un albero che fa delle ciliegie molto più ridotte. Però c'è il vantaggio che queste piante, nate da seme, hanno degli apparati radicali molto forti. Invece per quanto riguarda la riproduzione per via vegetativa abbiamo dei vantaggi, quali ad esempio che riusciamo a ottenere una pianta matura e produttiva in tempo più breve, e secondo possiamo scegliere l'esatta varietà, perché noi andiamo semplicemente a clonare la pianta. Se io ho un albero che produce dei frutti meravigliosi, prendo un ramo e ci faccio una talea, l'albero che si svilupperà da quella talea non sarà il figlio di quella pianta, ma sarà la pianta stessa, quindi un clone, geneticamente identico, perciò ho la certezza del fatto che i frutti saranno uguali. Allora, quale tecnica scegliere? Dipende un po' dalla nostra manualità. Sicuramente fare un innesto non è semplice come piantare un seme, ma dipende anche da albero a albero. Ci sono piante predisposte a essere, ad esempio, moltiplicate da seme, come ad esempio può essere il nespolo giapponese, di cui abbiamo fatto anche un video, piante che vengono per talea, come ad esempio il fico, che basta tagliare un ramo, piantarlo a terra e da lì cresce un altro fico e non ha bisogno di nient'altro, e piante invece che hanno bisogno di un porta innesto e poi di essere innestate, che tra l'altro è il caso più comune, perché questo vale per tutte le rosacee, per cui ciliegi, peschi, susini, ma anche pomace come pero, melo, cotogno, per cui piante che devono essere riprodotte tramite innesto. Ma perché le rosacee le dobbiamo per forza moltiplicare tramite la tecnica dell'innesto? Perché abbiamo visto che tramite seme comunque noi non andiamo a moltiplicare quello specifico frutto, ma semplicemente andiamo a produrre della prole, che sarà un po' diversa e pure un po' più selvatica. Mentre per talea le rosacee non vengono. Noi possiamo fare 100 talee di un pero o di un melo, ne verranno fuori magari una o due che si riescono a sviluppare, le altre seccheranno, e anche quelle che si sviluppano comunque
non daranno vita a degli alberi molto sani. Perciò noi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a moltiplicare i portennesti, cioè quelle piante che sono adatte a fare l'apparato radicale, quindi piante magari un po' selvatiche e vigorose. E poi dobbiamo andare a prelevare parti di ramo che al posto di andarle a far radicare come nella talea, le andremo a inserire sopra i portennesti, quindi andremo a fare proprio l'innesto, così da avere un apparato radicale forte e vigoroso, ma sopra una chioma che ha una cultivar che a noi interessa. La tecnica che vi farò vedere oggi si potrebbe applicare su qualsiasi pianta. L'esempio però specifico di oggi è un mirabolano a cui noi innesteremo sopra un susino. Perciò oggi vi faccio vedere come moltiplico il mirabolano così da creare più piante. E fra qualche mese vi farò invece vedere come innestare la varietà che noi preferiamo, in questo caso un susino. Perciò adesso esaminiamo il risultato di questa margotta di ceppaia eseguita da me qualche mese fa. Tra l'altro ho fatto anche un video mentre eseguivo questa margotta che trovate sul canale Orto a Coltivare. Vedrete me coi capelli lunghi, avevo ancora il codino, mentre eseguo questa margotta ceppaia. In questi mesi non sono più venuto qui, non ho fatto più nessuna lavorazione, non ho neanche irrigato la margotta, perciò davvero se c'è un buon risultato è stato in completa autonomia. In poche parole, cosa è stato fatto? Abbiamo fatto radicare dei polloni. I polloni sono dei rami che crescono di solito a distanza di un metro o due dalla pianta madre e sono ancorati proprio alla radice principale, una radice affiorante che produce questi polloni, che noi potremmo utilizzare per produrre altre piantine, ma essendo ancorati alla pianta madre non riusciamo a strapparli e se li strappiamo da terra vengono su senza radici. Allora noi abbiamo aggiunto qui della terra, un 15-20 cm, cercando di farli radicare in questo primo tratto. Perciò adesso togliamo la cassetta, togliamo la plastica e vediamo se in questo panetto di terra ci sono delle radici. Possiamo vedere già qualche radice che affiora. Adesso piano piano togliamo la terra e vediamo effettivamente quante radici si sono sviluppate. Togliendo un po' di terra mi sono accorto che si è creato un panetto compatto dove tutte le radici si sono intersecate tra di loro e trattengono il terreno. Perciò è un lavoro inutile e anche dannoso quello di andare a togliere tutta la terra, quindi farò un taglio col seghetto dalla base e andremo a preservare un po' di terreno attaccato alle radici. Questo permetterà alle piante di avere un po' meno stress nel momento del nuovo trapianto, perché queste piante ora le andremo a piantare altrove. Perciò adesso col seghetto, nel punto più basso, cerco di andare a tagliare i fusti dei polloni. Diciamo che non sono riuscito a perseguire l'obiettivo di tenere la terra attaccata alle radici, però va bene lo stesso. Siamo riusciti a tenere 1, 2, 3, 4, 5 e 6 piante in maniera completamente gratuita. Ora basterà fare una buca e piantare i nostri alberelli. Ovviamente dovremo coprire tutte le radici e io consiglio anche di coprire 2-3 cm di fusto. Perciò, buca già fatta, mettiamo la nostra piantina e ricopriamo con la terra. Ora c'è una sproporzione tra la chioma e le radici, perché il pollone era ancora nutrito dalla radice madre, quindi dalla pianta principale, e perciò è cresciuto tanto. Ora le radici sono poche, per cui noi dovremo andare a ridurre la chioma. Perciò i rami più lunghi e vigorosi li andiamo a speronare. Perciò adesso il nostro albero è in campo, il portennesto, quello che andrà a sviluppare le radici. I mesi successivi invece ci occuperemo dell'innesto, perciò scelta la cultivar la andiamo a innestare, così che l'apparato radicale già adesso si sta sviluppando e quando invece andremo a innestare sopra la cultivar faremo sviluppare anche la chioma produttiva. In questo caso abbiamo un mirabolano, possiamo innestarci sopra un albicocco oppure un susino. Adesso è autunno, perciò non è periodo di innesti, oltretutto il nostro portennesto è ancora un po' debole. Prima deve attecchire bene nel suolo e poi sarà pronto a ricevere un innesto. Perciò in primavera, verso febbraio-marzo, che sarebbe il periodo corretto di innesto, è ancora un po' presto. Io consiglio invece di fare un innesto a gemma nel periodo estivo, quando questo portennesto sarà
molto vigoroso, sarà ben attecchito e sarà pronto ad avere un leggero trauma dell'innesto. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato utile. Se avete delle domande scrivetele nei commenti. In ogni caso fate i bravi con le piante, fate i bravi con le piante da frutto e ci vediamo con un prossimo argomento. Ciao a tutti!